Eccoci qui oggi, siamo nel giardino della Villa Milius, chiuso da qualche settimana per lavori di restyling. Questo giardino storico, nato tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, accolse grandi letterati e scienziati del tempo, come Manzoni, Goethe, Oriani, Monti. In tanti mi chiedono che cosa stiamo facendo, ve lo spiego eh, brevemente: i lavori sono divisi in due fasi. Nella prima fase, che abbiamo concluso, abbiamo rimosso le ceppaglie, ripristinato gli impianti di irrigazione, poi abbiamo piantumato nuovi alberi e nuovi fiori, come le begogne, le camelie, le azalee, le ortensie. Adesso è iniziata la seconda fase dei lavori che prevede la riqualificazione del pontile dove sono io in questo momento, dove sto camminando, questo qua, eccolo qui, che è stato completamente rimosso perché era in legno completamente marcito e sarà sostituito con degli assi in legno naturale di Robinia, una struttura... Anche in acciaio, cortene luci sottopasso, alla fine dei lavori prima di quest'estate, perché lo riapriamo prima dell'estate, il pontile sarà percorribile e illuminato eh, con una luce molto molto romantica molto carina. La recinzione sarà sostituita con una nuova alta 45. Eh, centimetri che delimita tutto il laghetto nella zona nord del laghetto le tartarughe che oggi lo abitano insieme ai pesci troveranno una casa tutta loro questa separazione che era necessaria tutelerà entrambe le specie e eh, l'area sarà eh, scavata per almeno un metro e impermeabilizzata questo garantirà un l'opportuno riciclo di acqua tra la nuova area e quella restante oltre il pontile. È prevista anche una spiaggetta per le tartarughe nella zona riparata delimitata da pietre naturali, dove le tartarughe potranno trovare il riparo quando rimangono fuori dall'acqua. Qualcuna la vedete anche qui, eccole qui che stanno prendendo il sole proprio in questo momento. Eh, sarà bellissimo passeggiare in questo nuovo giardino completamente riqualificato e magari avrete anche la fortuna di vedere da vicino qualcuno dei suoi abitanti. Vi do appuntamento al prossimo cantiere.